sì, oggi penso che anche sotto il punto di vista della prestazione abbiamo fatto qualcosa di importante. E vorrei sottolineare anche l'atteggiamento. Oggi la squadra si è calata nella parte. Sappiamo che è una partita tosta e difficile contro una squadra che ho detto nel pre-gara, nella conferenza pre-partita, che era una squadra forte, organizzata. Colgo l'occasione per fare i complimenti al mister Romano per il modo che ha di far esprimere le sue squadre. Anche oggi si è vista la sua mano. Sappiamo che era complicato perché loro, come ho detto più volte, difendevano con 10 giocatori sotto palla, con le due punte che provavano a schermare il play e giocare su difensori centrali, con due linee, una da 5 e una da 3 nella nostra metà campo, non era facile trovare spazi. La squadra ha avuto un ottimo palleggio, ha avuto anche qualche situazione importante nel primo tempo per fare gol, l'abbiamo fatto poi sul calcio piazzato. Peccato per il gol subito, perché un colpo di sole non ha fatto vedere la palla a Enis fino a quel momento, mai chiamato in causa, se no sul retropassaggio nostro, fortunoso in aria. Però la squadra ha avuto pazienza, ha palleggiato bene, ha dominato nella metà campo avversaria tutto il primo tempo e sono molto soddisfatto. Il gol ci ha un po' spezzato le gambe, siamo andati negli spogliatoi consapevoli che avevamo solo un obiettivo oggi, quello di vincere, perché eravamo chiamati a farlo ed era difficile, però era nella nostra portata. L'abbiamo fatto, penso, con un buon secondo tempo. Faccio i complimenti per la prestazione, per la mole di gioco che abbiamo creato. Peccato perché abbiamo avuto 3-4 occasioni e potevamo chiuderla la partita, non siamo stati forse al punto così tanto cattivi. Abbiamo perso Mascari per infortunio, Bano stava benissimo, ha giocato con un antidolorifico, non eravamo nelle migliori condizioni, però anche oggi, grazie al nostro presidente che attraverso la videochiamata ci ha dato una carica importantissima per questa partita, e questa è una vittoria che lui non è potuto venire, ma tutta la squadra la dedica sicuramente a lui. Quindi siamo soddisfattissimi di quello che abbiamo fatto e andiamo avanti per la nostra strada, consapevoli che oggi era una ghiotta occasione, perché sapevamo che poteva prendere punti una delle due. A quanto pare abbiamo preso tutte e due, quindi ci godiamo questo primo posto, iniziamo ad allungare, però adesso testa subito a martedì, dove inizia un'altra settimana che ci aspetta una partita sicuramente complicata, perché poi bisogna lavorare anche sull'aspetto psicologico. Palermo sì, però vorrei fare i complimenti invece a Crimi, che è entrato in maniera importante, a Sbrizza, vorrei fare i complimenti a Bollino, vorrei fare i complimenti a Pipitone. Io penso che chi è andato dalla panchina ha dato veramente un'inerzia importante alla gara, sotto l'aspetto soprattutto mentale, emotivo, e si è proprio fatto trovare pronto. Questa è stata sempre la nostra forza, ultimamente l'abbiamo persa, l'abbiamo riconquistata con l'atteggiamento di chi è andato dalla panchina. Marco era la mezzala che, tra virgolette, mancava a noi, ci fa sopperire all'assenza del trequartista, quando c'è un centrocampo a tre, è uno che si butta, è uno che invade sempre la metà campo avversaria, l'aria, è stato anche, a mio modo di vedere, modesto nella costruzione. E quindi, che dire, io penso che abbiamo fatto una gran partita tutti, da Alberto a Quadro, oggi anche lui impeccabile, ha corso su tutti i palloni. Era difficile perché sapevamo che loro avevano qualità al centrocampo, soprattutto nel loro lato destro con Rotulo. Infatti anche in fase di non possesso aveva preparato una partita con due uscite differenti. Dal lato di Rasin, nella nostra sinistra, mandavamo la mezzala forte sul quinto, mentre nel lato nostro destro aspettavamo il 2003 che veniva incontro in bocca al terzino, per cercare di tenere Palermo su Rotulo, che veniva spesso in verticale, veniva sempre in mezzo al campo e veniva a prendersi la palla. Quindi una partita anche tatticamente, secondo me, ben interpretata. Sono soddisfatto, sono tanto soddisfatto, perché oggi è stata una vittoria importante sotto l'aspetto caratteriale. Ho rivisto una squadra con cattiveria, con voglia, una squadra con la consapevolezza che può, tutto quello che vuole può ottenere. E oggi l'ha dimostrato. Bene anche Samachè, che è entrato, bene Mascheri, nonostante non stava al 100%, poi è uscito, come avete visto, anche zoppicando. E quindi non eravamo nelle migliori condizioni anche per l'assenza di Cocco, che là davanti sicuramente per noi è un'assenza importante. Però quando vedi questi ragazzi correre, lottare, non fermarsi mai, questo la dice lunga e penso che spiega, se qualcuno non l'ha capito, il grande valore umano, di gruppo e di coesione di questa squadra, che a tratti oggi è stata eroica. Sì, come lo commento? Noi abbiamo fatto il nostro, abbiamo fatto una grande partita, credo. Ovviamente pigliamo un gol stupido, diciamo, che è un rimbalzo. Noi dominiamo tutta la partita, come tutte le partite. Ovviamente è difficile fare gol sempre contro una squadra che sta con il pullman avanti alla porta. Poi ce l'abbiamo sbloccato con la punizione e dopo anche con un calcio d'angolo, che ho sentito che non siamo bravi a battere gli angoli. Quindi oggi l'abbiamo fatto, quindi anche lì abbiamo sentito un po' di gente,
E noi facciamo il nostro, cioè io sono solo felice con la squadra, abbiamo vinto di nuovo e dobbiamo vedere avanti. Non dobbiamo guardare le altre, noi siamo avanti, non ci deve fregare niente di Siracusa, Vibonese o tutti gli altri come si chiamano. Noi abbiamo il nostro percorso, noi facciamo le nostre vittorie e alla fine loro possono vincere quante ne vogliono se vinciamo noi. Quindi a me non mi importa tanto le altre. Ovviamente ci fa comodo che quando succede un domani un sbaglio nostro, ma ovviamente non vogliamo avere un sbaglio. Quindi noi facciamo il nostro e vediamo solo a noi.